Carissime amiche, carissimi amici di YouTube della FD Palchiugento, Arie che c'è qua, buonasera, buonasera. Neanche il tempo di smontare da ieri, che ci troviamo già oggi in una giornata ancora più calda rispetto a quella di ieri. Siamo in diretta questa volta da la struttura che noi chiamiamo casa, che è il Palaozan Tiziano Manni di Ugento, dal quale vi delizieremo con il nostro commento per commentare la nona giornata del campionato territoriale di seconda divisione maschile regular season, girone unico, che oggi vede contrapporsi qui sul campo dell'Ugento la squadra di casa, la FD Palchiugento, contro la Infissi Scarcella Alequile. Bene, vedo che siamo molto modesti, siamo partiti con un vi delizieremo. Con un vi delizieremo. Beh, almeno ce la mettiamo tutta, voglio dire, no? Dico, no. Colleremo le orecchie. Scusa Irene, allora dovrei dire, guardate, adesso vi annoieremo a morte da mo' fino per le prossime 2 ore, quindi chiudete tutto e andatevene a casa. Dico, c'è un minimo di... chiamala come vuoi, vanagloria, dico, ma insomma. Bene, allora, bando alle ciance, vediamo un attimino quello, un po' la situazione. Io direi che possiamo tranquillamente chiamare innanzitutto la formazione e vediamo se la regia ci apre anche l'audio nel Palaozan. Possiamo tranquillamente accogliere la formazione dell'Equile, che si compone dei seguenti giocatori: con il numero 3 Fanizza Paolo, con il numero 4 Quarta Alessandro, con il numero 5 Masella Sergio, con il numero 6 De Giorgio Andrea, con il numero 7 Lazzoi Mattia, col numero 9 Russo Luca, col numero 11 Cafaro Antonio, col numero 18 Tarantino Federico, col numero 19 Corineo Davide, che è il capitano, col numero 24 Corineo Gabriele, col numero 27 Panzera Antonio, col numero 29 Liaci Michele. Il mister è il signor Luigi Margiotta, il secondo allenatore il signor Antonio Filograna. Benvenuti al Palaozan Tiziano Manni, alla squadra dell'Equile. Bene, benvenuti. I ragazzi in campo nel frattempo si stanno riscaldando da ambo le parti. Sono adesso nella fase delle battute, quindi vediamo fiondare palloni a destra e a manca. Sì, difatti, mentre diamo un'occhiata anche al campo, grazie alla visuale complessiva una delle nostre 8 camere che ci aiuteranno oggi a seguire meglio l'incontro, vediamo anche la formazione di casa, che citiamo tutta la rosa completa. E con il numero 1 abbiamo Nicolo Boccadamo, con il numero 2 Luigi Galati, con il numero 5 Giorgio Placì, con il numero 6 Alessandro Cucci, con il numero 7 Giacomo Rizzo, con il numero 8 un altro Rizzo, Filippo il fratello, con il numero 9 Luigi Cavalera, con il numero 10 Giosuè Bruno, con il numero 12 Maurizio Marzano, con il numero 13 Federico Schito, con il numero 15 Morena Gabriel, col numero 20 Gerardo Buonanno e col numero 22 Andrea Mastrogiovanni. Bene, e questi erano i nostri ragazzi. Allora, bene, Luca. Detto questo, poi facciamo qualche creanza pre-partita. Diamo innanzitutto un'occhiata alla classifica, Irene. Praticamente questa è l'ultima. Diamo un'occhiata. Aspetta. Con molta attenzione, perché chiaramente per chi ci sta seguendo da casa, e salutiamo tutti gli amici che ci seguono sia come tifosi dell'Ugento sia anche come tifosi dell'Equile, perché sappiamo, grazie al mister Luigi Margiotta, che il link è arrivato, e quindi anche agli amici di L'Equile. Quindi salutiamo tutti e salutiamo anche gli amici di Spike, che ci ospitano anche quest'oggi per questa diretta. Allora, dunque, guardate, io per poter vedere cosa c'è scritto sullo schermo. Questa è da vedere, guardate un attimo. Questa è da vedere, ok, deve fare l'ingrandimento. Sì. E se no non vedo. Senectus ipsa morbus est. Dicevano già la vecchiaia stessa è una malattia. La prossima volta mi porto la lente di ingrandimento. Allora, beh, abbiamo come capolista proprio la squadra che oggi incontrerà i nostri ragazzi.
cioè la Infissi scarcella l'Equite che guida la classifica con 18 punti. Poi subito alle sue spalle ci sta la FD Falcugento con 12 punti, ma hanno tolto la classifica. Cosa leggo? Buonasera. Dicevo. Allora, con 12 punti, a seguire Virtus Tricase con 10 punti, poi abbiamo Terre d'Oriente Volley con 8 punti e Vision Ottica Ramundo Nardò con 2 punti. Perfetto, quindi anche questa è fatta. Correggo, okay. Perché prima ho detto sì che la Terre d'Oriente era ad 8 punti, in realtà leggendo meglio sono 6. Benissimo, 20 secondi di stacco pubblicitario per i nostri amici di Spike Volley Italiano. Ragazzi, siamo anche noi su Spike Volley Italiano, la piattaforma che vuole essere ed è il punto d'incontro di tutta la pallavolo nazionale. Dirette live, classifiche, risultati, pronostici, sconti. Unisciti a noi, scarica anche tu l'app per iOS o per Android di Spike Volley Italiano. Eccoci qua, le squadre in campo, e presentiamo anche lo staff tecnico. Noi non ci siamo presentati, dobbiamo farlo tutte le volte, Irene, perché stavolta grazie a Spike ci vedono praticamente da tutta Italia, quindi chi vi parla sono Irene Viva e Luca Carluccio, mentre qui alla nostra destra ci sono Elisa Cucci e Paolo Carluccio, che si occupano rispettivamente della regia e della supervisione camere e il replay e lo slow motion. Leggermente più in là abbiamo Luca Carangelo, che è il nostro DJ quest'oggi, mentre le due camere libere che ci offrono i dettagli di tutto il match sono pilotate abilmente dalle mani di Ludovica Carangelo e di Giada Congedi come camera opposta. Sono loro che ci forniranno i dettagli e tutte le inquadrature fuori schema, come ad esempio quella che stiamo vedendo in questo momento. In più vi facciamo vedere anche una rapida carrellata di tutte le camere che ci assisteranno nel corso dell'incontro, a iniziare dal lato sinistro, la camera posta in posizione elevata, dopodiché c'è la camera laterale, poi c'è la camera che va sulla rete, praticamente sul lato opposto, poi c'è l'altro lato, eccolo qua come camera posteriore, e poi c'è la camera, le 1 e 2 camere libere, e in più il dettaglio della rete. Eccoci qua, speriamo di offrirvi un bello spettacolo anche quest'oggi, come ieri. Ah, settimane impegnative, ancora non è finita, sì. Irene. Io nel frattempo sto segnando sul nostro foglietto come saranno le rispettive formazioni. Vediamo un attimo che termino. Ok, libero numero 5. Allora. Ok, mentre tu segni, allora io ne approfitto per l'Equile. La Zoe, Russo, Corineo e Corineo. Ok, lo Starfleet 6 ce l'abbiamo. C'è Masella come libero. Ah, mi manca il numero 4 che non ho nominato. Quarta. Ecco qua, Alessandro Quarta. Bene. Abbiamo anche la nostra di formazione in campo, eh? Sì, che quindi la possiamo tranquillamente vedere a vista, perché io vedo. C'è Luigi Galati. Luigi Galati, no, Andrea Mastrogiovanni, no. Poi c'è Giacomo Rizzo, Alessandro Cucci, Maurizio Marzano. Luigi, qui dobbiamo prendere i... Allora, aspettate un attimo, siamo buoni, eccoci qua. Allora, Galati Luigi, e poi c'è anche un altro Luigi che dovrebbe essere Cavalera con il numero 9, esatto. Che è proprio lui adesso in battuta. Allora, le due squadre hanno guadagnato le rispettive postazioni. L'arbitro si accinge a raggiungere invece la sua di postazione, vedetta dall'alto. E mentre dall'alto. Lui lo fa, Irene, io ne approfitto per ringraziare tutti i nostri amici. Vedete quei numerini in alto a sinistra, vicino al logo della nostra società? Sono il numero dei nostri follower su Instagram e sul nostro canale YouTube. E quindi grazie di cuore, perché da ieri a oggi siamo cresciuti di circa una decina. Oh. E quindi qui sotto trovate, poi troverete regolarmente nel corso del match, i riferimenti a tutti i nostri social. Bene, si inizia. Okay. Cavalera in battuta. Ah, primo fallo fischiato, credo abbia pestato la linea di fondo.
primo punto per l'Equila, che va al servizio con Paolo Fanizza. Battuta al salto, riceve Rizzo, spinge dentro Alessandro Cucci. Bravissimo Alessandro. Eccolo qua, ci vediamo in rallenti. In battuta Marzano per la formazione di casa. Vediamo l'Equile, butta dentro restituendo il servizio di prima. Veloce ad opera di Corineo, che però non passa grazie al mulo del nostro fantastico Luigi Galati. Ricordiamo questo ragazzo che lo nominiamo e lo abbiamo soprannominato Kangu. Scusatemi, Kangaroo, mamma mia, io sapevo che lo sbagliavo. Due pari nel frattempo, l'Equile ha riconquistato il servizio e adesso va in battuta con quarta. Riceve Cavalera, Cucci per Rizzo, Murato, di nuovo Cucci, Galati dalla seconda linea, Cavalera. Credo che ci sia sì, un appestato. Sì, appestato la linea, sì. Eccolo qua, lo rivediamo anche dal rallenti. Terzo punto per sì, vediamo anche la formazione dell'Equila, ad alta che ritorna in battuta con eccolo qua. Quarta. Cavalera, Cucci per Rizzo, proprio sulla linea, ma l'arbitro non ravvisa che la palla abbia toccato la linea di fondo, quindi assegna il punto alla formazione ospite. Quarto punto per l'Equile. Di nuovo Cavalera. Cucci. Ricezione. Rizzo. Murato. Non passa, mannaggia. Ed è il quinto punto per la formazione dell'Equile, che adesso porta a tre lunghezze di distacco. Partenza spedita per i ragazzi di Mister Margiotta. Quarta di nuovo in battuta, Cavalera, Cucci per Rizzo, fuori di nuovo l'attacco di Rizzo, chiede tempo Mister Santoro e richiama in panchina i suoi. Eccoci qua, inizio di partita, sicuramente bello, un bello sprint per i ragazzi dell'Equile. Mentre guardiamo qui le immagini che si alternano delle due squadre riunite fra di loro e intorno ai loro allenatori. Grazie Irene per la caramella. Posso fare vedere essenziale una cosa? Scusate, sì, perché sì, è troppo sì, carina. Sì, guardate certo cosa ci hanno fatto. Questo è un contenitore. Questo è stato un gentilissimo pensiero. Vedete? Un gentilissimo pensiero da parte della nostra capo Ultras. Che richiama la divisa, le nostre divise, diciamo. Sì, la delicatissima e gentilissima Tiziana Bruno, che è seduta è qua sotto anche, e che poi ascolterà dopo la nostra bellissima capo Ultras. Bene, diciamo, torniamo in campo. Sempre quarta in battuta. Rizzo questa volta. Ma Mastro Giovanni, non forza Rizzo il suo attacco. Forza invece un po'. Scusatemi, Russo dell'Equile, tant'è che questo attacco supera la linea di fondo. Terzo punto per la formazione di casa, che adesso va in battuta con il suo palleggiatore, il numero 6 Alessandro Cucci. Riceve Masella ed è proprio sempre Cucci a difendere questo attacco dell'Equile. Spinge un po' Placì. Prova Rizzo ad appoggiare, veloce, bella, tenta un muro, bella azione offensiva sì, su questa, eccolo qua, ci ricordiamo in rallenti di Russo, no scusatemi, non è Russo, Corineo, questa volta diciamo che Luigi Galati non è riuscito a arginare, la palla è caduta troppo avanti rispetto alla posizione in cui era Alessandro Cucci. Di messo nuovo Russo in battuta. Mastro Giovanni, Cucci. Palletta, viene intercettata la palla, ma l'arbitro trattenuta, secondo l'arbitro, sì, penso ai danni di eccolo qua Galati. Vediamo la carambola di Rizzo, credo.
Sì, perché mi è sembrato netto il tocco di Luigi. Di nuovo Russo in battuta. Batte su Rizzo. Rizzo. Cucci. Rizzo. Masella. Masella. Vediamo se c'è stato tocco o no. L'arbitro dice di no. Controlliamo anche dal rallenti. Per Corineo, che Corineo Gabriele. Ecco qua, la palla è che fuori. Che consegna, sì, senza essere toccata il servizio dalla... all'Ugento. Bene. Se 8, ne occupa 4. Giacomo Rizzo. Non forza. La palla sfiora la rete e rimane nella metà campo dell'Equile, regalando il quinto punto alla formazione di casa. Di nuovo Rizzo in battuta. Suonano i nostri ce la fanno. Mastro pensavo Giovanni. Pensavo invece Cucci che Galatia avesse Cavalera. Dubbia la ricezione dell'Equile e quindi butta. Free ball per Corineo. La squadra di casa. Cucci, Manuente Cavalera. Di nuovo quarta per out. Vediamo Corineo, se l'arbitro crede, Gabriele di nuovo l'arbitro fuori. Dice che c'è stato un tocco, vediamo se ci assiste il rallenti. Non è percettibile, ma ci fidiamo ciecamente del parere dell'arbitro, perché sì, se dalla regia ci dicono che c'è pronto anche il rallenti ad alta velocità, vediamo un attimo se eccolo qua, dovrebbe essere questo il momento. No, questa era quella della free ball, l'azione prima. Sembra si di direbbe sì. Di sì, ecco, sì, pare proprio di sì che ci sia stato, quindi assolutamente ineccepibile la decisione arbitrale. Nel frattempo, ragazzi, di mister Santoro hanno guadagnato un altro punto. Un altro Luigi Galati in battuta per Ruggento. Quarta per potente, molto Corineo. Potente la schiacciata del numero Corineo, Corineo. Beffa. Si aspettavano probabilmente un'azione più energica e invece è andato d'astuzia e ha sorpreso Alessandro Cucci, che fanizza era in posizione fanizza. Sì. Si iniziano a delineare le personalità in campo, si vede chi è più smaliziato, chi ha un attimino più di esperienza. Ricordiamo che la formazione dell'Equile comunque è costituita da atleti di una certa esperienza. E c'è il quarto tocco, quindi qua rivediamo la carambola, la bella azione, e facciamo i complimenti alla nostra Elisa Cucci per il rapidissimo avvicendamento nelle inquadrature delle camere. Ecco l'inquadratura che invece stiamo vedendo in questo momento ci viene offerta da Giada Congedi, che fa in camera opposta. Out. Fuori. La battuta di Giorgio, il nostro Giorgio. Mannaggia, 11-7. Corineo Gabriele al servizio. Mastro Giovanni, lunga, spinge perché non può fare altro, credo. Cucci di nuovo. Block out. Corineo. Block out. Corineo. No. No, è Lazzoi. Mattia Lazzoi, sì, che va sul muro e guadagna un punto. E diciamo che Lazzoi e Corineo si distinguono, hanno lo stesso taglio di capelli, devo ricordare. Sì, no, però c'è da dire che fortunatamente i numeri sono ad altissimo, sono belli grandi e la maglia dell'Equile sono ad altissimo contrasto, quindi almeno ci possiamo assistere da lì. Oh, okay, tocco anche questa volta. Ah no, invasione. No, come non detto, tocco della... Credo. Cavalera in battuta. Un po'. Bella questa. Strettissima. Ma questo, questa guardatela adesso perché merita, francamente. Guarda là sì. Come la sì, chiude. Sì, sì, decisamente. È andato a intercettare lo spazio libero. Russo, diciamo, sì. Russo Luca. In battuta adesso abbiamo il numero 3. Mastro Giovanni, Cucci, Rizzo, Murato e non ci arriva, non c'è Giorgio, nessuno dice. In quello che quando giocavo io ancora si chiamava contromuro, non so oggi qual è la terminologia corrente, ma
Di nuovo Fanizza in battuta. Forte. Ah, Mastro Giovanni sporca la sua ricezione. No, 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 no. Sporca, non si sono compresi Cucci e Placi. Tenta un'alzata Rizzo, sì, ma non riescono a finalizzare l'azione. Quindi la palla rimane nella metà campo dell'Ugento, facendo raggiungere quota 15 alla formazione dell'Equile. Cavalera. Cucci al limite, cerca, riesce a buttare, sì, la palla dall'altra parte, che torna come free ball. Nuovamente Cucci, Rizzo, va giù. E bravo, ce la fa. Bravo. Ce la fa, una bella schiacciata stavolta. È una prova di forza tra Cucci e Corineo a rete, ma in battuta adesso Maurizio Marzano, il numero 12 della FD Falcugento. 6 sono le lunghezze che separano la squadra di casa dalla formazione dell'Equile. Cortissima la battuta, block out nuovamente, tenta il muro Luigi Galati, nuovamente intercetta la palla, ma la palla schizza via parallelamente alla rete. 16° punto per la formazione dell'Equile. Batte l'Equile con 16 e risponde l'Ugento con 9. Cavalera, Cucci per Rizzo, che arriva e butta giù, intercettata dalla difesa dell'Equile. Costruiscono un'azione sul lato destro del campo. Cavalera nuovamente, Cucci, Rizzo. Si riparte dalla parte dell'Equile. Che va ad attaccare sul lato destro. Ma Cucci, c'è Cucci, questa c'è volta. Cucci stavolta. No. Cavalera fa un palleggio totalmente a vuoto e che lascia paralizzati praticamente i compagni, perché va in una zona dove soltanto forse Mastro Giovanni, che era in posizione retrata, ma nemmeno, perché era in seconda linea, quindi soltanto non c'era nessuno pronto per l'attacco. Restituisce la cortesia l'Equile con quarta, andando a beccare direttamente la rete. 17-10. Cucci, Alessandro Cucci in battuta. Lungo il suo sale servizio, sale forte l'incitazione fuori intanto della curva dell'Ugento. E adesso diventano 8 le lunghezze che ci separano dall'Equile. Russo in battuta per l'Equile. Riceve Rizzo, cerca rete, Cucci, c'è un, sì, ma era troppo lunga. Troppo lunga, sì. Ha cercato di non toccare distintamente la rete, insomma, ma la rete si vede chiaramente, viene mossa dalla posizione di Alessandro Cucci. Cavalera, Cucci nuovamente va sul lato opposto per Giacomo Rizzo, che si trova di là. Stop, vediamo cosa chiama l'arbitro. È una doppia. Russo ammette l'errore alzando il braccio destro. Rizzo, Giacomo in battuta per la FD Falcugento. Ah! Questo è, sì, è praticamente un ace. Aspetta. Sì. Sì, abbassa Masella, convinto che sia fuori questo servizio di Rizzo, invece lo gabba, conquistando il 12° punto. Di nuovo Rizzo. Quarta per la Zoe, che out, vediamo se c'è stato dopo. Spinge, no, fuori. Chiesto il time out. Non ho visto chi dei due, mister. Sì. Siamo 19-13, quindi abbiamo recuperato due punti. Credo dall'Equile, perché vedo il mister Margiotta agitarsi verso i suoi. Sì, perché probabilmente qualcosa non gli è piaciuto adesso. Sì, sicuramente. Sì, sì, sicuramente, sicuramente. Nel frattempo ne approfittiamo per dare una rapida occhiata a quelli che sono i nostri sponsor, che salutiamo tutti e nomineremo poi dopo tranquillamente. Ciao. Tra un tempo e l'altro, eccoci qua. Questi sono il nostro sponsor wall. Torniamo in campo. 19-13 il punteggio in favore della squadra dell'Equile. In battuta adesso sempre per la FD Falcugento, Giacomo Rizzo. Masella
ricezione, va direttamente fuori. Si scusa con i compagni Sergio Masella. E 14° punto per la FD Falchiugento. Non riuscivo a identificare, c'era un suono più alto e sono le manine di legno che stanno Palletta nuovamente, recuperano. No. Corineo Gabriele. Sempre lui, si vede insomma, credo a occhio e croce, credo che sia il giocatore più anziano in campo. O sicuramente tra i più anziani. No, ma è sicuramente nella parte alta della rosa dell'età. Mastro Giovanni, Cucci, Cavalera. Non forza. Riceve Corineo, è proprio per Corineo. E c'è un bel muro a due. Bravi ragazzi. Cucci, bellissima ricezione Corineo. Alta. Mastro Giovanni e va Cavalera, non forza nuovamente. Corineo, quarta distaccata. Per Corineo. Mastro Giovanni. Cavalera butta dietro, butta dentro Mastro Giovanni e regala una fribolla alla formazione dell'Equila. Va adesso dentro e Palletta nuovamente manda fuori tempo. Si vede tempo. L'esperienza di Panizza. Sì, eccolo qua, guardala. Che aveva Luigi Galati piazzato di fronte, ma chiaramente ha dato uno schiaffetto alla palla e l'ha mandata dentro. Quindi 21° punto per la formazione dell'Equile. Con capitan Corineo fuori Davide. Direttamente. 21-15. In battuta Luigi Galati con il numero 2. Corineo. Quarta per la Zoe. Galati. Cucci, che viene chiamata giustamente una doppia. Doppia. Si è reso conto solo Alessandro perché si è piegato. E quindi 22° punto per l'Equila. Non riusciamo a recuperare questi molto sette attesa punti. La battuta. Rizzo butta dentro Cucci. E nuovamente no. Dobbiamo coprire dietro al muro. Sì, i ragazzi stanno molto arretrati, come se si aspettassero attacchi molto forti, molto vigorosi, e quindi si tengono in posizione arretrata. A ridosso del muro la zona è scoperta. Bella questa ricezione da parte di Giacomo Rizzo che restituisce la palla per... Non è possibile, no? Questa era proprio... Totalmente libera la parte centrale del campo, con la parte sono che va a finire in zona 6 e tocca terra. Credo senza... che adesso sì, occorra chiudere questo sì. Sì, bisogna chiudere questo set e ritrovare la concentrazione. Sì. Palla che tocca la rete. Rizzo, Mastro Giovanni butta dentro Cavalera. Regalando una fribolla, la palla va lì. Torna nel campo dell'Equile, ok. Cerca la Zoe di recuperare. Sedicesimo punto per la formazione di casa che va in battuta con Giorgio Placì. Secondo set ball per l'Equile. Masella. Quarta per... quarta per Panizza. Guarda, ecco. Sì, ci guardiamo il rallenti dell'azione precedente, Irene. Qua ha martellato Panizza, eh. Ecco qua. Ok, quindi azzeriamo il tabellone e aggiorniamo il tabellone, quindi primo set a vantaggio della formazione ospite, la Infisi Scarcella L'Equile. Ok, ricordiamo che stiamo trasmettendo la nona giornata del campionato territoriale di terza divisione Puglia e girone unico regular season, che vede contrapporsi qui dal Palazzo Antiziano Manni, dal quale stiamo trasmettendo, casa per la formazione della FD Falchiugento, appunto i Falchi Ugento contro la Infisi Scarcella L'Equile. Bene. Detto questo, allora diamo un'occhiata più calma al nostro sponsor wall e andiamo sempre a ringraziare e a citare tutti i nostri sponsor, che sono il panificio e biscottificio del Borgo, la New Access Point, la farmacia Casciaro, la New Sara Look e Folium Breakfast and Aperitif.
poi abbiamo la Pescheria del Porto, Friggitoria del Porto, Borghi d'Italia, GP Service, Sorgenteco e Colaci Motors. E in più poi ovviamente, last but not least, il nostro main sponsor, la FD SRL Metal Design, che sì, ringraziamo, ringraziamo noi tutti per la loro presenza, per tutti, il loro supporto. Un supporto importantissimo, ricordiamolo, che senza gli sponsor tutto questo non potrebbe esserci, avere vita. Come anche ringraziamo il nostro ospite, cioè la piattaforma che ci ospita, Spike Volley, sì, con un piccolo spazio pubblicità. Ragazzi, siamo anche noi su Spike Volley Italiano, la piattaforma che vuole essere ed è il punto d'incontro di tutta la pallavolo nazionale. Dirette live, classifiche, risultati, pronostici, sconti. Unisciti a noi. Scarica anche tu l'app per iOS o per Android di Spike Volley Italiano. E ritorniamo in campo. C'è stato già il fischio dell'arbitro Luigi Coppola, ricordiamo, sì, che adesso si accinge a controllare le formazioni in campo. Autorizza adesso il cambio con il suo, con il libero Masella, ma forse non è questo il momento in cui dovrà entrare. In battuta, ricordiamo, c'è l'Equile, e vedo che prima si è avvicinato alla linea di fondo Fanizza, autore dell'ultimo punto del primo set. C'è stato un cambio di regia nelle file dell'Ugento. Entra Filippo Rizzo al posto di Alessandro Cucci. Filippo Rizzo, lo ricordo, ma forse si noterà anche dalle inquadrature, è il gemello di Giacomo Rizzo. Primo punto, scusate, io ogni tanto mi blocco perché seguo le azioni e mi lascio rapire. Allora, primo punto per la Falchiugento, la FD Falchiugento, che adesso va in battuta con il numero 12 Marzano. Masella non spinge, non forza l'Equile. Rizzo per Galati, bella questa azione di un sincro perfetto. Secondo punto per la FD Falchiugento. Ritorna in battuta Maurizio Marzano. E partono i tamburi della tifoseria di casa. Vediamo cosa fa. Quarta per Corineo Davide, che non lascia scampo alla difesa ugentina. Corineo conquista il primo punto e adesso la formazione ospite va in battuta. Rizzo per il fratello. Corineo, Luigi Galati. Azione bellissima questa che va proprio, sì, lì sulla linea di laterale. Questa va negli highlights anche. Sì, bella. Sassa. Filippo Rizzo in battuta. Masello. Quarta per questo bomber Corineo Davide, che ogni volta non perdona. È una disgrazia, sì, per noi ovviamente. Sì. Veramente una bella squadra. Sto guardando il tabellone che si era un po' tornato, era tornato indietro, non stavo più, però persa. Non il nostro, quello del segnapunti. Ah, ok. Palla sulla rete, parità. Sbaglia in questo servizio Luca Russo. No parità, siamo 2-4 secondo quello che dice il segnapunti elettronico. Quindi, sì, allora ci adeguiamo, non lo so. Sì. È il contrario, Luca.
sta puntando moltissimo adesso, quarta su Corineo Davide. E infatti è proprio lui che è l'autore, sì, di questo terzo punto. Sono schemi molto precisi e si vede ben rodati. Beh, guarda, nel set precedente non... Bellissima questa inquadratura in primo piano che ci offre la nostra Ludovica Carangelo. Mastro Giovanni, rizzo per Cavalera. Palla che si infrange sul muro. Di nuovo Cavalera. Vediamo se c'è stato il tocco. C'è stato il tocco. C'è stato il tocco, dice l'arbitro. Vediamo se ci assiste il replay nell'individuarlo. Bellissima, bravissima Giada Congedi, che è stata molto pronta a seguire l'azione. Ci ha regalato, no, ci dicono dalla regia. Vediamo se abbiamo anche il replay opposto. Guarda qui, che rincorsa. Eccolo qua, bene, bene, bene. Abbiamo una doppia certezza. Free ball qui, ci poteva stare. Attenzione ragazzi, riceve Rizzo. Cavalera. Spinge Cavalera, spinge dietro. Dietro. Tentato quarta di per Corineo, che secondo me non passa. Non passa, difatti la palla rimane sul nastro. Vediamo cosa ci dice il rallenti. Ecco qua, salta il muro dell'Ugento, ma la palla rimane lì. Sì, si è visto chiaramente che non passa, non viene toccata dai giocatori dell'Ugento e quindi rimane nella metà campa dell'Equile. Sesto punto, match, seconda frazione di gioco che inizia con un passo diverso per l'Ugento. Ma attenzione, palletta a questi... nuovamente. Filippo Rizzo, bellissima azione atletica. Viene chiamata, che però viene vanificata da un tentativo di alzata un po' precipitoso da parte di Luigi Galati, che adesso esce e lascia il posto a Mastro Giovanni, credo. Eh sì, è lui. Sì, sì, io ho la visuale un po' Cavalera. Impedita. Rizzo, Cavalera. Che appoggia. Quarta per... Ai. Block per Corineo. Out. Bella la schiacciata di Corineo, che sta facendo praticamente un assolo. Beh no, diciamo che l'Equile sta giocando, sta mettendo in campo diverse soluzioni. Rizzo, Cavalera. Murato, la palla va sul muro, che smorza la palla e nuovamente tocco d'astuzia da parte del palleggiatore, che non sorprende. Ci arriva qua la difesa argentina. Bisogna fare attenzione perché ovviamente stiamo... sei pari, recupera, ci stiamo lo scontrando svantaggio con una formazione di esperienza, sì. Quindi non possiamo pensare fuori. Vediamo un attimo sul rallenti. Sette pari, no scusate, sei l'Equile, sette Ugento. Placi Giorgio in battuta per la FD Falchi Ugento. Come rimbombano sti tamburi. Quarta per Corineo. Sempre lui, sempre molto lui. Molto potente ogni azione offensiva di Corineo. Eh sì, è il nome ricorrente. Corineo, sì, Corineo e Corineo. Anche perché anche abbiamo due Corineo nella, certo, squadra. Rizzo per fuori. Per Marzano. E spinge forte. Fischio dell'arbitro ed è proprio Corineo. Mastro Giovanni. Rizzo per Cavalera, che cerca il tempo e lo trova. Bypassa il muro, muro questa volta di Maurizio Marzano. Mastro Giovanni nuovamente, Rizzo nuovamente lo stesso schema, Cavalera, palla che si infrange contro il muro, nuovamente Rizzo, alza. Ma c'è la Zoi, Corineo, Rizzo per Cavalera che adesso deve butta dentro e ricambiamo il favore questa volta con... Era difficile questa palla per vediamo, Cavalera. Sì, dal lato opposto riesce a bypassare il muro. È stato bravo. Beh, un piccolo tocco d'astuzia anche da parte dei nostri, benissimo, quindi ed è proprio 8 lui pari, si procede a pagliare. Si incarica del servizio. Luigi Cavalera, numero 9. Masella, quarta. Recupera. Mamma, attenzione ragazzi.
soggezione alta da parte, a palla che va lunghissima, riesce a recuperare, bravissimo Giacomo Rizzo, la palla era quasi fuori banda. Rizzo nuovamente per Rizzo, per due fratelli. Bravi! Perfetto, la palla Mamma che rimane mia. Molto bella, se possiamo rivedere sono il rally stata in apnea sino ad ora. Eccolo qua, andiamo alla parte finale dell'azione, si torna in campo, Cavaliere in battuta. Attenzione, potente. Fanizza, potente, attenzione potente, a Fanizza. Potente. Sì, altro giocatore d'esperienza. Non che perdona giù Fanizza. In veloce. Nuovamente parità con il L'Equile che riconquista la battuta. Ed è proprio Fanizza in battuta. Forte. Mastro Giovanni svirgolata, tenta di ricevere in posizione molto alta, ma guarda, si è sporto, cioè perché era impallato, quindi l'ha vista all'ultimo momento. Era eccolo un qua servizio che si molto insidioso. Sì, teso e sì, difatti. Decimo punto per l'Equile, con nuovamente Fanizza in battuta. Mastro Giovanni tantissimo. Di nuovo con la palla che va via. Scivola via sul lato destro del campo e si avvicina alla nostra postazione. Undicesimo punto per l'Equile, che quando inizia a battere trova il filone giusto, si fa i suoi 4-5 punti. Cavalera, ottima ricezione, va, non si capiscono, era arrivato Rizzo pronto. Beh, sai, il secondo tocco è sempre dell'alzatore. Sì, quindi. Difatti. Vabbè. Quindi 12° punto, 12-9. Ah, entra il piccolo di casa, Gabriel Morena. Ed esce. Eccolo qua. Mastro Giovanni Andrea. Vediamo un po'. Ecco qua, vediamo se la nostra Gabriel. Ludovica Carangelo riesce a inquadrarci il nostro piccolo di casa che fa, eccolo qua, esce subito dal campo, ha fatto il suo ingresso in campo. Diciamo che è entrato, ha spaventato l'avversario e via, perfetto, decimo punto, 12-10, via. Maurizio Marzani in battuta, torniamo in complessivo. Corineo riceve, sul lato destro per Russo, Marzano. Rizzo per Rizzo, tocco del muro, ricostruisce l'azione dell'Equile. La Zoi, non forza. Marzano, lunghissima la sua ricezione. Ai. Che sorprende, c'è stato il tocco della rete. Tocco della rete da parte di Rizzo ed di è un Rizzo. Peccato perché ci sarebbe stato un punto assolutamente regalato. Ha toccato la parte di sotto perché di stinto. Mamma, quante mazzate dopo, Sì, dopo qui guarda, tocca prenderli veramente col battipanni. Sì. Io lo posso fare, potrei essere la mamma, quindi. Ah beh, figurati io. Eccoli qua. Annarita non me ne volere. Annarita la Cambio. Mamma di. Ecco qua, adesso la nostra Ludovica Carangela ci sta inquadrando veramente il più piccolo dei nostri giocatori, al quale diamo il nostro calorosissimo benvenuto. Nel frattempo c'è un cambio nelle file dell'Equile e entra il numero 18 Tarantino. Ed esce il numero 7, la Zoi. Quarta in battuta. Rizzo. Tre Rizzo. Sono i due fratelli che si sono palleggiati la palla. Attenzione, recupera la difesa dell'Ugento. Va Giaia, no! Fuori tempo. Cioè Luigi Galati è saltato. Adesso si sta con braccio, Luca. Io sono in apnea quando fanno queste cose. Accidenti, via, si parte, aggiorniamo il tabellone, quarta. Siamo sul 14-10 per l'Equile. Per Rizzo. E va giù, finalmente la palla tocca terra, 11° punto, mamma mia, sembrava non doversi staccare mai. Eh sì, ci suggeriscono dalla regia, beh sì, per Rizzo, con Rizzo e il Rizzo, no? Dice, sì, diciamo messa questa sera. Ed è Filippo adesso che si è Rizzo in battuta. Quarta per il. Bene, ne è entrato Tarantino. Resta nella metà campo dell'Equile mentre sale allarga foltissimo. Allarga le mani, mister Margiotta. Sale foltissimo il rombo dei tamburi della non tifoseria so dell'Ugento che ci sta rendendo praticamente impossibile riuscire a parlare, a sentirci. Ma.
Io ti ho persa da casa sentono questo? No, da casa non sentono questo, sentono sicuramente del rumore di fondo. Palla che nuovamente rimane lì. Ah, si lamenta. Bellissima questa inquadratura. Corineo Davide verso il regista, quarta. Gli ha chiesto un pallone ovviamente più alto. Siamo ad una lunghezza di distanza dalla formazione dell'Equila. Di nuovo Rizzo, Masella, quarta per Tarantino che spinge. Però questo è sicuramente un punto di massima attenzione poi per il prosieguo degli allenamenti, perché saranno, credo che siamo al 12° punto guadagnato in questo modo. Bravissimi i giocatori dell'Equile chiaramente a sfruttare questa vulnerabilità nella disposizione dell'Ugento, però è senz'altro un punto d'attenzione. Sedicesimo punto ad opera di Russo. Adesso di nuovo cambio, entra lì Mastro Giovanni al posto di Morena e la palla va a terra, ma il risultato non cambia. Sì. 17-13. Di nuovo Russo, Luca in battuta. Rizzo, free ball per l'Equila che articola sul lato destro del campo. Quarta per Tarantino. Palla che rimane nella metà campo dell'Equila. Abbiamo accorciato un po' le distanze. 17-14 in questa seconda frazione di gioco, mentre ricordiamo che la prima è stata vinta dai ragazzi di Mister Maggiotta, la formazione dell'Equile. Rizzo in battuta. Masella. Okay. Svirgola Masella. E ci consente di conquistare il 15° punto. Adesso sono due i punti di distacco dalla formazione dell'Equile. Torna in battuta Giacomo Rizzo. Il suo servizio out. È lunghissimo. Quindi e regala il 18° punto all'Equila. Questi sono errori che però non possiamo permetterci. Depurati dagli errori, il punteggio sarebbe totalmente diverso. Veramente molto brava però la formazione dell'Equila. Soprattutto i giocatori più esperti, perché veramente con dei tocchi semplicissimi. Ecco, anche adesso c'è stata una sovrapposizione in difesa tra Cavaliere e Mastro Giovanni. Palla che rimane a terra e questo non riesce quarta a recuperare. In battuta Luigi Galati, nostro centrale col numero 2. Quarta per Perineo, che di nuovo non è possibile. arriviamo qui, siamo a mezzo sette in questo modo. Se ne sono conquistati tutti così. Sì. Hanno fatto anche ma per carità, voglio dire, però, diciamo chiaramente che sfruttano, ripeto, in maniera efficace le vulnerabilità della squadra dell'Ugento. Quarta per Fanizza che vediamo cosa si chiama la rete. È accettato tutto con rete, ok. Da parte proprio di Fanizza. Sì, vero. 19-17 con Giorgio Placì adesso in battuta per la FD Falchi Ugento. Masella, quarta per Perineo, difende Giorgio e attacca Cavalera sul lato per questa volta. Marzano intercetta. Marzano si è girato, ok. Bene. Ecco, dai, forza ragazzi, forza, ce lo gustiamo dal lato opposto, dalla prospettiva aperta dalla camera della nostra Giada Congedi. Eccolo qua l'incipit dell'azione, che eccolo qua. Non si aspettavano probabilmente i ragazzi di Mister Maggiotto una reazione di questo genere, si erano abituati a veder cadere la attenzione palla a terra. Fanizza. E va giù. Attenzione a Fanizza. 20° punto per alert, la formazione di Alert. Sì, difatti.
Corineo, Gabriele. No, sì, 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 Gabriele. Cavalera. Tocco del muro, smorza Corineo. La potenza della palla e no, nuovamente, cioè questo è il sedicesimo punto guadagnato in questo modo ed è veramente un peccato. Time out in questo momento. Chiesto da mister Santoro. Santoro, sì, le squadre, ripeto, c'è una si vede una scaltrezza senz'altro di spessore da parte dei giocatori dell'Equile che sono prontissimi a sfruttare singolo buco. I primi in classifica. Sì, d'altro canto i primi in classifica. Primi in classifica. Chapeau. Bellissima, bisogna dire, anche Irene, l'ingresso in campo del più piccolo dei nostri giocatori. Sì, è stato veramente molto, molto bello. E, piccolo ma grande. Se lo ricorderà, se lo ricorderà senz'altro. Corineo Gabriele adesso alla battuta per la Infis Scarcella L'Equile che batte con 21 e la FD Falchiugento risponde con 18. Mastro Giovanni Rizzo, eccolo, ecco. Qua potentissimo, come un fulmine a ciel sereno, eccolo qua. Dai. Grazie, anche questa è l'inquadratura della nostra Giada che congedi, che ha colto dal lato opposto della camera questa bellissima azione molto molto rapida fra Rizzo e Marzano. Bravissimi i nostri ragazzi. Nel frattempo per la formazione dell'Equile Corineo Gabriele ed entra De Giorgio Andrea. Vediamo un po' questa scelta di mister Margiotta. Queste tesa, battute tesa, di... tesa, guardalo lì, cavaliera. Ecco qua, però ecco, adesso Russo, Russo non perdona. Lui. Sì. Luca Russo è, ripeto, tra i giocatori di maggiore esperienza. Tra l'altro vedo anche Tarantino Federico che è stato poi in ombra fino in questo momento, non l'ho sentito, non l'ho visto partecipare spesso, però è tra i giocatori anche più alti della rosa dell'Equile. Rizzo, free ball per il L'Equile che articola, vediamo come. Eh sì, una veloce per il L'Equile. Il Lecce no. Pardon. No, sì, ma anche capì. Prima io ho detto delle cose. Va bene. Ok, con il L'Equile che va in battuta. Passo spedito ma seguito dai ragazzi di mister Santoro della FD Falchiugento. Mastro Giovanni, ecco anche in questo caso, battute molto potenti, tante free ball regalate, tenta nuovamente la sortita il regista dell'Equile, ma nuova free ball, non riusciamo ad articolare un attacco e fulmina. Sono di nuovo in blackout ragazzi. Il Corineo Davide, che ricordiamo è il capitano della formazione dell'Equile. Si sono scoraggiati ragazzi. Set ball. Forza. Set ball. Ed è fine anche di questo set. Molto molto potente la battuta. Sapevamo. Allora facciamo una cosa Irene, aggiorniamo il tabellone, dopodiché ci gustiamo gli highlights, se dalla regia ci dicono che siamo pronti, eccoci qua, via con gli highlights.
ritornano in campo le squadre dopo il fischio dell'arbitro, quindi tutto questo controllando. Eccoci qua, sono rimasta sola, abbandonata, il mio socio se n'è andato, ma gli uomini tutti uguali sono. Vabbè, vediamo un po'. Intanto l'arbitro consegna il pallone nelle mani di Luigi Cavalera, che per la FD Falchiugento adesso si accingerà a battere. L'arbitro Luigi Coppola ha guadagnato la sua postazione. Ecco qua, ed è proprio adesso Cavalera riceve l'equile e va a segno con il numero 18, no 19 credo, sì, scusate, io mi chiamo Corineo Davide. Primo punto per la formazione ospite, che va in battuta con il palleggiatore. Quarta riceve Mastro Giovanni, Filippo Rizzo per il fratello. Fuori questo attacco di, vediamo un po', cercherò di capire, numero 9, Russo Luca. Uno pari quando, ricordiamo, l'Equile conduce per 2-7-0 questo match. In battuta Marzano. Quarta per Tarantino, che niente, nuovamente sì, non si arresta, però c'è stato un tocco a rete. No, ma sì, sì, vabbè, sì, ma diciamo che è un punto ad honorem, perché è sempre lo stesso, sì, schema. Ragazzi in posizione molto arretrata che non riescono ad intercettare questi pallonetti da parte dei giocatori dell'Equile. Maurizio Marzano in battuta nuovamente. Ulla. Non si capisce cos'è. Beh, anche in questo caso vede prontezza di spirito da parte sempre di Russo, che vede, intravede l'angolino in zona 2 non presidiato da parte dei giocatori dell'Ugento e vi si insinua immediatamente. Parità per l'Equile. 2-2 in questa terza frazione di gioco con la infissi scarcella l'Equile che guida il match per 2-7-0. Diceva Cavalera. Cavalera free ball, contrasto a muro, potente. Potente la schiacciata del numero 19, Corineo Davide, il capitano dell'Equile, che si è reso artefice di una ragguardevole serie di punti in questo match. Terzo punto per l'Equile. Cavalera, Rizzo per Rizzo, che stavolta trova l'angolo vuoto in posizione arretrata rispetto alla zona 6. Eccolo qua. La palla va a terra e guadagna nuovamente parità e servizio per la FD Falchiugento. Hanno bisogno di una, come si dice, di un'iniezione di fiducia questi, sì, ragazzi. Sì, 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 difatti stanno giocando, credo, intimoriti dal fatto, beh, sì, sai, è la capolista Irene e parliamo comunque sempre di una serie giovanile. Out questa volta da parte del numero 18 Federico Tarantino per l'Equile, che butta la palla fuori senza neanche forzare particolarmente e regala il quarto punto alla formazione dell'Ugento. In battuta nuovamente Filippo Rizzo, distinguibile rispetto al fratello per avere i capelli lunghi. Ah sì, meno male, altrimenti io li avrei confusi. Palla che rimane nella metà campo dell'Equile e con Luca Russo che con Del Giorgio Andrea che non trova la luce giusta per filtrare attraverso le maglie del muro. Quinto punto per l'Ugento. Nuovamente sospirone di Filippo prima della battuta. Masella, quarta. E va giù, potentissima la schiacciata adesso, sì, di Corineo Davide. Sì.
quarto punto e servizio per il L'Equile. Se ne incarica il numero 19, è proprio lui l'autore del punto, il capitano Davide Corineo. Cavalera, Rizzo per il fratello Rizzo, palla che va a carambolare a ridosso della rete, riesce ad articolare l'Equile, è ok, ma non chiama il quarto tocco l'arbitro. Servizio che torna nelle mani dell'Ugento insieme al sesto punto in questa terza frazione di gioco. Ricordiamo che stiamo trasmettendo la nona giornata del campionato territoriale di terza divisione, girone unico regular season, qui dal Palazzo Antiziano Manni di Ugento in provincia di Lecce. Rizzo. Rizzo per no. Cavalera, che non trova la coordinazione giusta per buttare la palla dentro e regala. Forza, in questo ragazzi. Modo con ragazzi, siamo anche noi su Spike Volley Italiano, la piattaforma che vuole essere ed è il punto d'incontro di tutta la pallavolo nazionale. Dirette live, classifiche, risultati, pronostici, sconti. Unisciti a noi. Scarica anche tu l'app per iOS o per Android di Spike Volley Italiano. E niente, mentre andava il jingle di Spike Volley, la formazione dell'Equile ha guadagnato il sesto punto e quindi la parità. Al servizio il sempre Davide Corineo, il capitano dell'Equile. Vediamo cosa succede, viene chiamata una doppia. No. Vediamo un attimo il rallenti, cosa ci dice. No, è un fallo in una un forse così, ma non ho capito i danni di chi, però, perché vabbè. Basto Giovanni. Rizzo. Cavalera, tocco del muro. Riceve il numero 5, Masella. Palla che va fuori. Fuori. Chiamano il tocco. Ma non credo. Non so se adesso magari Chiara ci può aiutare. Dopo. Siete pari con Luigi Galati al servizio per la FD Falchi Ugento. Murato da parte l'attacco da parte di Maurizio Marzano, l'attacco dell'Equile. Adesso Rizzo per Filippo Rizzo e schiacciata di Giorgio Placeri. Palla che rimane dentro e sale a questo punto molto molto forte l'incitazione dei tifosi della curva dell'Ugento, che si fanno sentire nonostante lo svantaggio dei beniamini di casa. Quindi coraggio ragazzi, il palazzetto, il Palazzoan è tutti con voi. Doppio cambio nelle file dell'Equile, esce il numero 4 Quarta ed entra il numero 11 Cafaro e poi esce il numero sale, 18 sale Tarantino e rientra in campo il numero 7 curva del Palaozan per i beniamini di casa, che nonostante il sia sotto di 2 set continua a incitare i propri beniamini. Cavalera. Niente, palla, tenta il muro Maurizio Marzano e tocca anche la palla, ma purtroppo rimane nella metà campo della FD Falchi Ugento e quindi parità riconquistata anche dai giocatori dell'Equile. Anche nella formazione dell'Ugento. Ecco, cambio adesso. Cambio. Entra il numero 6 Alessandro Cucci e esce il numero 5 Giorgio Placeri. In battuta De Giorgi Andrea, non forza. Rizzo. Per Rizzo Cavalera, smorzata dal muro la palla, riceve De Giorgi. Alza Cafaro. Rizzo Cavalera. Nuovamente stesso schema De Giorgi. Cafaro. Rizzo in ricezione, Filippo Rizzo, stata Baffran, ecco palla che viene recuperata. Filippo Rizzo, palla molto avanzata, palla che carambola, torna nella metà campo dell'Ugento. Rizzo, vediamo cosa dice l'arbitro, non c'è tocco da parte del muro e quindi palla che finisce fuori. Ma non c'era punto. Tocco, no, era vediamo molto alta. Era altissima. Qui era in prospettiva schiacciata. De Giorgio in battuta
Rizzo per Cucci. Recupera il muro dopo il suo tocco, butta dentro e regala una free ball. Rizzo, Cucci, Cavalera, ricevete Giorgi. Caparo. Attraversa il campo e va a finire in zona 1 la schiacciata del Zoe. Sì, la Zoe. Sorprende Filippo Rizzo e regala il decimo punto alla formazione ospite della Infissi Scarcella L'Equile. Cavalera. Palla altissima. Ma che entra viene, con no, il piede. Entra con il piede, vediamo il rallenti. Oh, con tutto il piede dentro. Guarda là. Sì, sì, e anche qualcosa in più. Quindi ineccepibile fino a questo momento la conduzione arbitrale da parte del signor Coppola. Rizzo per Cavalera. De Giorgi. Caparo, vediamo cosa succede. Viene chiamata, credo, una doppia. Vediamo un attimo. Sì, è una doppia. Ce la rivediamo. Sì, sì. Sì. Eccola qua, decisamente sì. Pallone. Quindi nono punto per la formazione dell'Ugento con Alessandro Cucci che va in battuta. 9-11. Potente. Attenzione. La schiacciata, vediamo cosa succede. Cucci bravissimo a ricevere. Mastro Giovanni in posizione d'alzatore, butta dentro una free ball. Cavalera, Cafaro. Respinge il requile, recupera Cavalera. Rizzo alza come meglio può sul limite della banda, butta dentro la palla. Era prevedibile. Sfruttano il fatto che i giocatori dell'Ugento fossero tutti sotto rete. Va in zona 2 a intercettare sulla linea dei 3 metri l'attacco dell'Equile. Rientra in campo punto. Corineo Davide. Cavalera, Rizzo, Cavalera, non forza, distante dalla rete. E va giù, forza invece il numero 9 dell'Equile che è Luca Russo e butta giù una palla lungolinea che regala il 13° punto alla Infissi Scarcella L'Equile. Sta conducendo il match per 2-7-0 e si trova in vantaggio di 4 lunghezze in questo terzo set. Ricordiamo che la Infissi Scarcella è la formazione capolista del girone unico di terza divisione. Block out, questa è veramente una bella azione. Una bella azione, un ottimo contrasto, potentissimo, eccolo qua. Va a incrinare le fila del muro dell'Equile. Cambio di servizio. In battuta Cavalera per l'Ugento. Battuta al salto. Tenta la sortita il regista dell'Equile, ma viene fronteggiato. Bellissima! Bravo, ottima questa azione! Da parte Giacomo Rizzo! Giacomo Rizzo, eccolo qua! Ce lo guardiamo per bene, eccolo qui. Che ha tutto il motivo, il laterale dell'Ugento che piazza veramente un tiro ragguardevole. Cavalera appoggia Tarantino. Cucci, Rizzo, va in schiacciata Maurizio Marzana, il numero 12 per la FD Falchi Ugento, ma si infrange la potenza della sua schiacciata contro un muro ferreo da parte dell'Equile che butta in zona 6 a un passo dal piede di Mastro Giovanni, ma che non riesce a guadagnare il punto. Rizzo adesso per Rizzo nuovamente che tenta una diagonale. Mastro Giovanni, Rizzo, Giacomo Rizzo va giù, vediamo che succede, la palla è fuori. Quindi 14° punto per l'Equile, quindicesimo. Con l'Ugento che risponde il quindicesimo, aggiorniamo il tabellone. E dobbiamo adesso riprenderci. Mastro Giovanni, svirgolata, palla che va direttamente, viene toccata ma va direttamente fuori. Regaliamo il 16° punto ai ragazzi di Mister Margiotta e Mister Filograna. Cafaro in battuta. Fuori. Direttamente fuori questa battuta da parte della formazione dell'Equile.
brevissimo stacco pubblicitario. Ragazzi, siamo anche noi su Spike Volley Italiano, la piattaforma che vuole essere ed è il punto d'incontro di tutta la pallavolo nazionale. Dirette live, classifiche, risultati, pronostici, sconti. Unisciti a noi. Scarica anche tu l'app per iOS o per Android di Spike Volley Italiano. Questo è il 17° punto per la squadra ospite. Andiamo adesso. Chiedono forse. Ah no, c'è stato un cambio. Rientra il numero 24. No, mi sa che c'è stato qualcuno, si è fatto male perché chiedono lo spray etile cloruro. No, no, quello che si sta spruzzando tutto è Fanizza. Fanizza, scusami, che okay. Era già fuori. Sì. Filippo Rizzo nuovamente in battuta, siamo sul 13-17. Murato, buono. Mamma! Ah no! No, non va, quarto tocco, dice l'arbitro, quindi la palla a suo giudizio non supera la linea di rete, non viene toccata. Io sarei convinta che c'è stato anche il tocco di Galati. Guarda Irene, io credo che ci sia stato, che l'abbiano toccata attraverso la rete, perché a giudicare da qui e anche dal rallenti mi è sembrato che ci fosse più bassa rispetto al nastro. Cucci, non si lascia sorprendere, Rizzo per Rizzo, Giacomo che butta fuori, non c'è tocco da parte del Burò. Ma qua qualche dubbio sul muro e sarà da rivedere dopo. 18° punto, 18-14, l'Equile in battuta. Capitan Corineo Rizzo, altissima la ricezione, no, zona non presidiata, zona 4. Chiede tempo mister Santoro. 19° punto per il L'Equile, mentre sono le 20, quindi siamo ad 1 ora e 4 minuti di gioco. L'Equile, la infissi scarcella L'Equile, conduce questa terza frazione di gioco per 19-14. E i ragazzi li vedo un po' spenti. Sì, difatti stanno avvertendo il peso, ma guarda, credo che siano e partiti intimoriti dalla circostanza di dover affrontare la capolista. E ci sta, voglio dire, perché dico, siamo però, nel settore giovanile, certo, c'è da dire che gli errori, ecco, nei momenti in cui hanno ingranato sono andati dritti, quindi la squadra sta crescendo. Poi ci sono, questi sono errori di stanchezza, voglio dire, anche da parte della formazione dell'Equile. Questa è la seconda battuta consecutiva che finisce in rete, ci consegna il 15° punto e il cambio palla e il servizio del quale si incarica Filippo Rizzo, prontamente inquadrato dalla nostra Giada Congedi. Masella, De Giorgi, Mastro Giovanni riceve con la palla che va pericolosissima, guarda lì, questo sarà veramente da rivedere. Cioè, a rifarla, Rizzo riceve, Mastro Giovanni tenta l'alzata, la palla carambola sulla testa esterna del campo, articola sul lato destro, nuovamente bravo. Rizzo con la palla che va di nuovo lì buttata dentro, vediamo cosa chiama l'arbitro, infrazione a rete, eccolo qua, ce lo rivediamo, vediamo sì, se ha toccato il la rete Luigi. Mamma mia, che recuperi. Buona, è dentro. È buona, è 21 dentro. A 15. 21° punto. Nel frattempo si sentono le urla di Andrea, che scorazza qui sotto. La Zoe Mattia per il L'Equile in battuta. Fuori. Out. Ecco, nel frattempo c'è da dire, Irene, che abbiamo una tribuna veramente molto molto popolata, e anche in questo sabato, sirgolata della difesa dell'Equile, riceve Filippo Lisso per l'Ugento,
No, Giacomo Rizzo, bene, Belton a terra, eccolo qua. Vediamo i nostri giocatori con finalmente tutto. Ecco qua, sullo sfondo. Vediamo un po'. Ecco qua, vediamo la tribuna mentre Pucci appoggia Cavalera. Vediamo la Zoe la palla sulla che rete. Rimane nella metà campo dell'Equile. Di nuovo in battuta Galati e siamo 21-18 per la formazione ospite. Palla va a rete questo servizio di Luigi Galati. Vediamo un attimo. In battuta adesso abbiamo per il L'Equile il numero 6 De Giorgio Andrea. Cavalera. Rizzo per Cavalera. Masella. Cafaro, Masella. Bellissimo muro a due da parte del Lugento. Palla che tocca terra Corineo alle spalle della zona 6 e regala il 23° punto all'Equile. Molto lucida fino alla fine la formazione dell'Equile, non ha avuto tentennamenti, esitazioni. Match molto lineare e lucido e pronto a cogliere ogni minima occasione. Vediamo un attimo adesso Corineo. La palla che a giudizio dell'arbitro è stata toccata, avrei detto che non che si era infranta sul nastro. Butta dentro Cavalera. Masella. Cafaro. Rizzo. Marzano per palla che tocca la banda. Tocca la banda e quindi siamo al 24° punto e al match ball per il L'Equile. Se mi calcoli il tabellone porta ancora 23, il tabellone ufficiale. No, eccolo qua, si è aggiornato in questo momento, quindi è il match ball. E 18, palla che finisce in rete, il servizio di De Giorgi, di Andrea De Giorgi finisce in rete. Un po' di stanchezza anche adesso da parte dei giocatori del L'Equile. Quindi 19° punto per Lugento con Alessandro Cucci in battuta. Carico di una responsabilità enorme come chiunque tocchi la palla in queste fasi di gioco. Non forza e la palla va fuori. La palla va fuori direttamente e quindi si chiude qui. Sì. Si chiude qui il match. Beh, okay, era... ecco adesso. Diciamo che l'andamento che esultano e le squadre vanno a salutarsi sotto rete. Aggiorniamo il tabellone. Ecco qua, ci guardiamo le immagini che scorrono. Esatto, il saluto sotto rete. Il saluto sotto rete, doveroso. Bella partita anche stasera, un bel match portato a casa dalla Infizi Scarcella L'Equile in maniera assolutamente meritata. Sono stati veramente molto molto lucidi i ragazzi di mister Margiotta e di mister Filograna che sono venuti qui al Pala Ozan a conquistare l'ultima vittoria di questo campionato, perché questa era l'ultima giornata della regular season e niente, si riuniscono anche i ragazzi di Mister Santoro insieme a tutto lo staff tecnico. Ah, sì, che ci carini si stanno. Sì, difatti, sì. Ecco, stanno non ci sono segni di scoraggiamento o rimproveri evidenti. Siamo consapevoli di aver incontrato una grande squadra, diciamola. Veramente molto molto lucida, pronta e ripeto non hanno mollato un attimo e come veramente delle faine sono andate a sfruttare ogni singola occasione. Noi nel frattempo, mentre ci gustiamo le immagini, niente, guardiamo scorrere qui nel sottopancia e praticamente i riferimenti ai nostri social e quindi ringraziamo tutti coloro che stanno continuando a seguirci con passione, con costanza e andando a mettere i propri like, i propri cuoricini e a condividere tutti i nostri contenuti che anche noi facciamo con tantissima passione, quindi
Qui trovate tutti i nostri riferimenti su Facebook, su Instagram, e il nostro numero WhatsApp con il quale anche è possibile parlare direttamente con la nostra società, che trovate linkato anche in ogni singolo post. Ringraziamo anche poi tutti i nostri sponsor che sono qui elencati. Bellissimo questo momento, però scusate, ecco qua stanno, guardate se la nostra Ludovica sta chiamando, guardate i giocatori dell'Equile stanno portando con loro il più piccolo dei nostri giocatori, sì. Josué, no, Gabriel, pardon, Morena, pardon, eccolo qua, salutato chiaramente con un beniamino, salutato dal mister e seguito dalla nostra Ludovica Carangelo. Ecco. Che ringraziamo noi Ludovica Carangelo. Se adesso, tanto ci sentono tutte e due, se Giada e Ludovica si inquadrano a vicenda per potersi ringraziare, però ecco solo un attimo, facciamo vedere ai giocatori questo momento, a tutti quelli che ci stanno seguendo questo momento, ecco qua, questo momento bello. In cui sì, si vede tutto quanto in campo, ecco qua intanto Ludovica e Giada. E qui abbiamo Ludovica. Eccola qua, questa è Ludovica Carangelo e all'opposto c'è la Giada. Adesso andiamo sul complessivo Ludovica, dove ci sono le squadre in campo, eccole qua. Stanno facendo una foto di gruppo, un bellissimo momento. Applaudiamo un bellissimo anche momento noi. Di socialità. Allora, Luca, sarebbe carino riuscire ad intervistare anche qualcuno dell'Equile, perché poi noi daremo sempre voce, sì, no? Sì, è vero. Se riusciamo, il capitano era Corineo, il 19, vedo se riesco a intercettare un attimo. Se vuoi, sì, in rappresentanza potrebbe esserci anche Panzera. Anche? Antonio anche... Panzera. Chi? Il 27, Panzera. Se riesci a beccarlo, Panzera, che è il portavoce, sì. È il microfono? Mi lasciano così. Luca nel frattempo si è subito fiondato nel campo per acchiappare un giocatore come in rappresentanza della squadra dell'Equile. Vediamo, vedo salire più di qualcuno. Ecco Luca che arriva, io vi lascio la mia postazione. Stai. Bene, allora abbiamo il capitano Davide Corineo e il presidente. Ecco, della aspetta, che dobbiamo inquadrarli però, sì, Luca. Certo, prego, accomodatevi. Okay. Ecco qua. Allora, vorremmo un vostro commento a caldo. Noi abbiamo visto una partita veramente molto molto bella. Qua vi diamo anche la possibilità di sentire, se no è complicato. Okay. Abbiamo visto una partita molto bella, veramente una bella serata di pallavolo con, ecco, ci sono anche ci sono tutti i ragazzi sotto che ovviamente stanno continuando a fare il tipo. Meritatissimo, perché siete stati estremamente lucidi, sfruttata ogni singola occasione. Grazie, il suo commento, grazie. Capitano. Siamo felicissimi, è stato un risultato bellissimo e comunque è una bellissima partita, ce la siamo giocata e poi giocare in un palazzetto, bellissimo, veramente. Bene, è anche molto bello il momento di socialità con la foto finale tutti insieme, alla fine lo spirito della pallavolo è questo. Esatto, cioè, oltre allo sport, all'agonismo, c'è sempre il fatto che giochiamo al pallavolo, ci divertiamo e quello è l'importante. Perfetto. Non ci sono nemici. Grazie mille e complimenti. Grazie. Si rivede. Presidente, adesso mi perdoni ma non ho afferrato il suo nome, quindi si presenti da sé. Buonasera a tutti, sono Luigi Margiotta e sono onoratamente il presidente della Libertas Equile. Niente, vorrei innanzitutto ringraziare voi per l'ospitalità, perché... tra l'altro raggiungere il risultato della promozione al campionato ancora in corso è stato ancora più bello farlo in un ambiente caloroso come quello del palazzetto di Ugento. Niente, noi come società quest'anno siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo che ci eravamo prefissato, ed era quello di riportare la palla a volo ripartendo dai giovani. Il connubio perfetto quest'anno è stato quello di abbinare in campo giocatori di esperienza a ragazzi. Diciamo che per avvicinarmi a discorsi che o a metodiche scolastiche sarebbe il metodo Montessori, quindi applicato alla pallavolo, applicato alla pallavolo. I risultati si vedono, perché
nonostante i sacrifici che ogni società di basso livello affronta quotidianamente, perché durante l'anno dalla palestra inagibile, dal fatto che non si riesce a fare l'allenamento quasi tutti assieme perché tra scuola, problemi di lavoro, i problemi diciamo che ogni società affronta, siamo riusciti ad ottenere questo risultato che ci inorgoglisce e che riesce a riportare la pallavolo all'Equile di un certo livello. Il nostro proposito è quello di continuare su questa linea e speriamo bene. Benissimo, viva la pallavolo! Viva la pallavolo! Grazie e ancora grazie complimenti! Grazie. Perfetto! Perfetto! Se trovassimo allora, anche il nostro di detto questo, detto questo, ecco. Io spio ma non lo vedo. Sì, no, difatti il nostro presidente sarà andato a fare i convenevoli onori di casa. Allora a questo punto, Irene, a noi non rimane che ringraziare i nostri sponsor. Sì, doverosamente, con un po' di calma, quindi, perché senti, insomma facciamo sempre hai, correndo. Ok, tu sei andata prima a destra, a sinistra vado io, ok? Ok. Allora, pescheria, friggitoria del porto. Panificio, biscottificio, il borgo. Borghi d'Italia. Access Point. GP Service. Farmacia Casciaro. Sorgenteco. Saraluk. Colaci Motor. Folium. Breakfast and Aperitif e poi il nostro main sponsor, la FDSRL. Grazie, grazie a tutti. Ringraziamo anche, e mentre ci godiamo le ultime immagini qui dal Pala Ozan, che è popolato da tutta la parte più giovane dei nostri tifosi, e la praticamente ecco abbiamo intercettato vogliamo, il presidente, guarda lo vogliamo. Se la nostra Ludovica ce lo inquadra, ecco il presidente è passato, noi abbiamo un presidente operaio praticamente, perché no, eccolo qua, ecco sì, questo è andato a smontare la camera numero 8, questo quindi, è per dire no, questo, delle difficoltà sì. che poi trovano questo, le ma questo società. È il bello, questo è il bello, Irene, di questo livello di pallavolo dove ciascuno svolge un ruolo composito e scusami e si deve ero un po' rapita da mia figlia in campo che sta giocando e si lancia con i pantaloni. Con i pantaloni puliti e nuovi, immagino, quelli no, comprati okay, ieri mattina. Che se me li strappa. Ecco, e tra l'altro è totalmente rapita perché non sta sentendo neanche la mamma. Ringraziamo, dicevamo, anche i nostri amici di Spike e lanciamo per l'ultima volta il promo, è stato bello e vedremo adesso ragazzi dati. Siamo anche noi su Spike Volley Italiano, la piattaforma che vuole essere ed è il punto d'incontro di tutta la pallavolo nazionale. Dirette live, classifiche, risultati, pronostici, sconti. Unisciti a noi, scarica anche tu l'app per iOS o per Android di Spike Volley Italiano. A posto, eccoci qua. Allora, Irene, allora è fatta anche questa, abbiamo finito, quindi adesso non so, ci saranno i playoff, siamo sì matematicamente qualificati per i playoff, quindi se non sbaglio dovrebbe essere giorno 28, però non la prendete per bene. Buona, ma comunque fate una cosa, 28 aprile prendetevi allora prendetevi l'appunto di guardate tutto quello che esce qua sotto, vedete, ecco qua, qui ci sono i riferimenti a tutti i nostri social, quindi ASD Falchiugento su YouTube, ASD Falchiugento su Facebook o Falchi.ugento su Instagram, seguiteci e potrete essere aggiornati in tempo reale di tutte quelle che sono le nostre iniziative. Per ciò che riguarda noi, io direi che possiamo anche avvicinarci al momento del commiato, quindi possiamo, che dire, stasera magari arriviamo un attimino prima, ce la facciamo, no, il telegiornale non è andato, però no. Possiamo tranquillamente accomiatarci, riusciamo a cenare ad un orario da cristiani. Diciamo calcolando che c'è ancora un'ora e mezzo di smontaggio qui. Bene signori, allora abbiamo trasmesso dal Palazzo Antiziano Manni in Ugento, in provincia di Lecce, a 20 km dalla punta del tacco, la nona e ultima giornata del campionato territoriale di seconda divisione regular season, girone unico, che ha visto confrontarsi qui in campo la formazione di casa FD Falchiugento contro la Infissi Scarcella Raquile, l'Equile, che la formazione ospite ha prevalso meritatissimamente per 3-7-0. Salutiamo anche tutti gli amici che ci seguono dall'Equile e anche tutti quelli che ci seguono da tutta Italia. Certo, salutiamo tutti. E detto questo, quindi ringraziamo nuovamente anche Giada Congedi, Ludovica Carangelo che ci hanno fornito delle immagini meravigliose da prospettive inconsuete rispetto alle camere fisse, veramente bravissime, grazie da parte nostra. Eccellenti. Poi Luca Carangelo che ha curato la parte
audio, ha fatto il DJ qui al Pala Ozan. Si è aggiunto da poco anche Giorgio Spennato come tecnico audio sia in loco che per ciò che riguarda la diretta. E dopodiché in regia abbiamo avuto Elisa Cucci e come supervisione camere e gestione del replay Paolo Carluccio. Salutiamo tutti, sì. Vi porgiamo da parte di tutti, da tutta la grande famiglia della FD Falquigento, un saluto e un grosso abbraccio e arrivederci alla prossima. Alla prossima. Stay tuned perché ci saranno tante altre novità. Maybe somehow we